Posta in palio alta, altissima al Pala Micheletto. Sono attimi di tensione, di grandissima concentrazione. Stasera l'Humus Sacile con le spalle al muro. Stasera si vince o si muore. Benvenuti a gara 2 tra Humus Sacile e Breg e la finalissima. Benvenuti da Matteo Consonni e Dario Starnoni. Non poteva esserci nessuno meglio di te, Dario, per commentare questa partita, tu che queste due squadre le conosci benissimo. Tra pochissimo, tra l'altro, ci sarà anche un minuto di silenzio, quindi breve resoconto del match prima della palla 2. Beh, intanto ti ringrazio, Matteo, per avermi invitato e quindi poter essere qui sul palcher. Mi sarebbe piaciuto essere dall'altra parte, cioè della parte delle panchine. Credo una bella partita, due squadre, l'ho già detto, molto complete in ordine, in ogni settore del campo, fisiche al punto giusto, tutte e due con grande motivazioni per salire di categoria. Sarà un grande spettacolo. Tutto pronto allora per la palla 2 di questa partita che si preannuncia davvero entusiasmante, cambia parecchio rispetto a gara 1. Gara 1, ricordiamo, ovviamente vinta dal Breg, cambia tanto perché le dimensioni del palazzetto sono ben diverse. Sì, sicuramente il fattore campo Breg è un'arma in più. Per noi non è stato un problema, visto che più o meno le dimensioni del campo erano le stesse, però loro lì in casa veramente vanno a memoria, giocano in spazi un po' più ridotti, quindi credo che, vista anche la taratura dei giocatori, non avranno problemi in questo campo. Bovolenta, Franzin, Dalbello, Gelormini e Fabbro, il quintetto di coach Brecciaroli. Coach Juric risponde con Crismani, Scigliani, Gregori, Lorenzo ovviamente, Crotta e Gelleni. Primo possesso per il Breg, affidato alle mani di Crotta, che si gira, sbaglia il semigancio. Buona la difesa di Bovolenta, rimbalzo catturato da Gelormini nel rumore assordante del Pala Micheletto. Qui passaggio difficile del numero 7, palla persa. E Breg con la possibilità di andare avanti con Gelleni, che in solitaria appoggia. Sì, questo momento insomma hanno un po' fatto confusione sugli accoppiamenti difensivi. L'Humus Sacile, ecco il classico attacco in cui danno la palla dentro, peccato che gli è scivolata dalle mani perché era completamente libero. Eh sì, perde una grande occasione Fabbro qui per impattare la partita, ma siamo solo all'inizio. Crismani, numero 18, è stato decisivo in gara 2 ad Aviano proprio contro coach Dario Staroni. Qui doppio palleggio non fischiato dagli arbitri, sembrava abbastanza evidente dalla nostra postazione. Cigliani con la specialità della casa, tripla. Sì, subito entra in partita e si presenta con un tiro da tre punti. Cigliani è ovviamente il giocatore più pericoloso del Breg, e se lui entra in partita sarà veramente difficile. Uscita un po' scomposta qui da parte di Gelleni, fallo netto su Gelormini, che andrà in netta con due tiri liberi per muovere il tabellone anche dalla parte dell'Humus Sacile. Sì, Gelleni è ancora anche se è un ragazzone, è molto giovane, del 97, quindi ogni tanto qualche ingenuità lo fa partire in quintetto base, però per esempio contro nelle nostre due partite, nell'ultimo quarto lui non è entrato, se è entrato, ha giocato molto poco. Eh sì, coach Juric nei momenti caldi, diciamo, preferisce giocatori più esperti come Dominic Kos, che in questi playoff è davvero un fattore per il Breg. 0 su 2 per Gelormini, ancora 0 l'Humus Sacile, 5 invece per il Breg, che attacca con Crotta in post basso contro Bovolenta, fuori per la tripla aperta di Lorenzo Gregori, sbagliata, rimbalzo allora per Sacile, che corre
con Gelormini, pick and roll velocissimo con Bovolenta, si apre adesso Fabbro, partenza diretta per il numero 11 che arriva al ferro ma sbaglia, e bisogna dire che la presenza di Crotta nel pitturato creerà non pochi problemi a Sacile in penetrazione. Infatti una delle nostre scelte tattiche era proprio quello di cercare di far giocare l'uomo marcato da Crotta lontano, fuori da tre punti, proprio per toglierlo dall'area, per esempio se era marcato da Max Rizzo, avendo anche un ottimo tiro da tre punti, tenere Max molto fuori per costringere Crotta a stare un po' più lontano dall'area. Altro canestro per Gelleni, qui si lotta a rimbalzo dopo l'errore di Fabbro e la rimessa di Sacile, tocco dubbio, ma insomma la scelta dell'arbitro è ineccepibile. Vediamo se cambia al lato Franzin, lo fa per Bovolenta, consegnato per Gelormini, si butta dentro il numero 7, scarico per Bovolenta, ma bisogna dire che veramente Crotta è imperioso nell'area, qui il numero 20 commette forse un'ingenuità perché Bovolenta era totalmente fuori equilibrio e non serviva andare a commettere fallo. Sì, qui voglio dire è stato bravo Bovo un attimino a buttarsi un po' sul corpo di Crotta, sembrava abbastanza in linea, in verticale, forse un fallo un po' in questo momento regalato all'Humus Sacile. Buono il primo per Sacile, per Bovolenta che sblocca finalmente i padroni di casa, che rimangono comunque a un punto a referto, 7-1 il punteggio. Inizio non facile quello della squadra allenata da coach Brecciaroli. Uscita per Cigliani contro Dalbello. Dalbello è sicuramente il miglior difensore a disposizione della squadra sacilese e infatti è sulla stella del break. Triple impossibile di Gregori, sbagliata, rimbalzo però in attacco controllato da Cigliani. Gelleni con spazio da tre, bomba per Gelleni, tutta in piedi la panchina del break. Timeout obbligato per Brecciaroli, 10-1. Secondo fattore importante sono i rimbalzi offensivi. Qui è già il secondo rimbalzo offensivo su una distrazione di Dalbello che ha mancato un tagliafuori, ovvero invece di rimanere su Cigliani è entrato in area, rimbalzo lungo e Cigliani era lì presente, ricacciata fuori la palla e subito Gelleni spara una bomba, lui è un ottimo tiratore da tre punti e siamo già 10-1, buon impatto del break subito e un po' in sordina soprattutto l'attacco della Humus Sacile. Certo che Dario, se coach Juric decide di usare Gelleni solo a inizio partita e Gelleni insomma si presenta con 7 punti in 3 minuti, metterei la firma, no? I giovani sono così, bisogna tra virgolette sfruttarli per dargli esperienza nei momenti magari iniziali, ma poi quando la partita diventerà calda, e diventerà calda, sono i giocatori senior quelli che hanno tanti minuti, tante esperienze, tante partite come questa alle spalle a essere determinanti. Sembra di vedere anche un po' di tensione, l'avevo detto in fase di presentazione del match, ma vedo un po' di tensione nelle facce anche dei giocatori dell'Humus Sacile, d'altronde hanno tutto da perdere perché Breg in caso di sconfitta avrebbe comunque la possibilità di giocarsi la bella in casa, mentre per Sacile stasera è win or go home. Qui altro fallo subito questa volta da Dalbello che andrà in lunetta penso con due tiri liberi, esattamente così, nonostante proprio qui a qualche metro dalla nostra postazione forse si era intravista un'infrazione di passi, non so, io ho visto il braccio di Crismani bloccare completamente il giro, la rotazione del busto di Nicola Dalbello, pertanto secondo me ha fatto bene a fischiare fallo. 1-2 anche per Dalbello, 10-2 punteggio. No, volevo dirti che ho già visto il secondo tiro libero sbagliare. Altro fattore saranno i tiri liberi, Matteo. Lo è stato anche per Aviano in gara 2, purtroppo una brutta percentuale ha condannato squadra pedemontana allenata da coach Dario Starnoni alla sconfitta. Qui errore per Cigliani, rimbalzo di Bovolenta in versione playmaker, si allinea e trova bene Fabbro in post basso, si gira il numero 11 e anche questa può essere una chiave del match sicuramente, anche perché ogni tanto break cambia e sui cambi bisogna punire soprattutto con i giocatori
in post passo. Ecco una palla intercettata da Luca Gelormini, che corre in transizione, si ferma, trova Franzin, per lui è un rigore, ma sbaglia da tre punti l'ex Casarsa. Rimbalzo per il Brega, azione allora controllata dalle mani di Crismani, altro, classe 97, ottima annata la classe 97 di Breg, qui forse un fallo in attacco, arriva comunque l'errore di Cigliani. 10-4 per il Breg, si alza da 3 punti Bovolenta, storta la sua conclusione, Lorenzo Gregori aspetta che la palla si spenga sul fondo, Breg che avrà una nuova rimessa, Breg che sembra giocare, devo dire, con estrema leggerezza. Ma sai, dopo un campionato, non dico dominato come ha fatto per esempio Sistema nel nostro girone, però sicuramente hanno questa sicurezza, hanno, ecco che in questo momento l'arbitro ferma il gioco per un infortunio a Luca Gelormini, hanno una sicurezza dovuta al fatto di avere dei giocatori veramente per questa categoria importanti. Pertanto veramente loro, anche quando sono in difficoltà, riescono sempre a tenere lucidità e sangue freddo e fare sempre le cose giuste. Questa è una grande forza, soprattutto mentale. Stavo Dario cercando di captare anche dei movimenti di Luca Gelormini l'entità dell'infortunio e soprattutto il punto specifico, perché sappiamo Gelormini soffre molto di infortuni alla caviglia e infortuni che lui ha avuto ripetutamente nella sua carriera anche nelle giovanili, e sappiamo che quando un giocatore si infortuna spesso alla caviglia, poi ogni volta che c'è una situazione di questo tipo rischia di aggravare la propria situazione. Purtroppo l'articolazione della caviglia, come tutte le articolazioni, quando subiscono dei traumi, poi è importante fare un lavoro specifico di riabilitativo, di potenziamento, e magari i giocatori, gli atleti di queste categorie non sempre hanno il tempo e le possibilità per farlo, e quindi magari in queste partite dove si dà il mille per mille c'è il rischio veramente anche di essere recidivi, di ricadere nell'infortunio. 5-0 il parziale per Sacile, rientro dal timeout, scarico di Migliorini, si alza da 3 punti con spazio Franzin, altro errore, rimbalzo questa volta di Crotta, corre Cigliani contro Dalbello, prova a ubriacarlo con il palleggio, scarico per Gelleni che questa volta rinuncia al tiro pesante, Crismani si allinea con Crotta che riceve contro Franzin, è un netto mismatch, Crotta dovrebbe attaccarlo, prova a cercare Gelleni, 3 secondi alla fine dei 24, ottima difesa di Franzin, palla che in qualche modo torna nelle mani del 19 che però non prende neanche il ferro, allora scadono i 24, rimessa Sacile. Però devo dire che Crotta in questo caso non è stato abbastanza aggressivo contro Franzin, avrebbe dovuto attaccarlo spalle a canestro, la differenza in chili e centimetri è abbastanza evidente. Infatti Cigliani lo ha abbondantemente rimproverato per questa sua esitazione, perché proprio ha esitato, doveva attaccarlo subito, un palleggio, semigancio, invece vedo Crotta avere un po' di difficoltà su questo fondamentale. Da 3 punti Fabbro, altro errore, questa volta rimbalzo per Bovolenta, ci prova anche Dalbello da 2 punti, anzi da 3 secondo l'arbitro Toffolo. Franzin ancora per Dalbello, tocco di Lorenzo Gregori che con una magia riesce a far carambolare il pallone su Bovolenta a conquistarsi la rimessa. Sì, peccato perché Sacile aveva avuto 2 extra possessi sul rimbalzo offensivo e sul secondo ha un po' sprecato così su questa passaggio superficiale, e poi bravo numero 10 Lorenzo Gregori a rimetterla, a buttarla contro i piedi di Bovolenta e a guadagnare un extra, un possesso. Aggressivo Migliorini che sbatte le mani a terra, innervosisce Crismani che butta via il pallone. Mi piace questa mentalità di Migliorini, mi riconosco in lui sia come altezza che come intensità, come aggressività, per cui bravo. Sono entrati Bellinvia da una parte, Spolaore dall'altra, entrambi ottimi tiratori da 3 punti. Migliorini, blocco statuario di Bovolenta fino in fondo, Migliorini che sbaglia con un po' di sfortuna, la conclusione ravvicinata, partenza spagnola di Fabbro che poi esagera, butta via il pallone,
corre Kos, è entrato anche lui in questa partita, subisce subito il fallo di Bellinvia. Kos, giocatore di grandissima esperienza che abbiamo visto solo 2 anni fa in maglia sistema e che è stato decisivo ai te, Dario, proprio 2 settimane fa in quel di Aviano. Sì, nel momento in cui noi eravamo riusciti a limitare le ricezioni in post basso a Crotta, che era uno degli obiettivi, e a limitare Ciliani, pam, viene fuori Kos, che con 5 punti nel tempo supplementare, ma anche all'andata, un canestro importanti, così una squadra così lunga come Bragg purtroppo non puoi essere sempre perfetto su tutti i 5 giocatori. Di forza Cigliani va a prendersi il canestro del 12-6, supera metà campo Migliorini, c'era probabilmente un fallo di Spolaore sul numero 4, bel passaggio di Bellinvia per D'Angelo che sbaglia il semigancio. Certo che se la panchina di Bragg è lunga, quella di Sacile cos'è, Dario? Sì, dicevo prima, anche Sacile ha giocatori, però per esempio adesso l'uno contro uno di Pippo D'Angelo in post basso contro Kos, contro Cigliani o contro Crotta lascia sempre 15 centimetri, quindi anche per lui non è facile. Gran canestro qua per Bellinvia che si sblocca con Brecciaroli che chiama la zona. D'Angelo intanto a litigare con Kos, sarà un bel duello quello tra i due. Zona quindi per Sacile, vediamo come l'attacca il Bragg. Cigliani si alza da 9 metri, palla che entra ed esce, rimbalzo per Franzin, apre il palleggio numero 12 contro Gelleni, è più veloce, lo sa, arriva in fondo, 2 per Franzin, meno 2 Humus Sacile. Ecco, questa è una cosa che deve sfruttare Sacile, giocare in transizione contro i cattivi accoppiamenti difensivi di Bragg, questa è una chiave tattica fondamentale. Spolaore, si apre in pop Kos che affronta adesso Franzin, blocco statuario di Crotta, tripla per Kos, blocco meraviglioso devo dire da parte di Crotta perché bisogna anche saperli fare. Però c'è stata anche una cattiva difesa, Matteo, perché non c'è stato di fatto nessun tipo di difesa del pick and roll, né uno show, né un cambio, né un raddoppio, e quindi Kos si è trovato libero, un palleggio dopo il blocco e giustamente ha tirato. Ed è una sentenza Dominic Kos, 15-10, Spolaore, ancora Kos, questa volta la finta, partenza, assist per Gelleni, non preciso il controllo da parte del numero 19, si alza da 3 punti Cigliani questa volta. Questa volta dicevo va a non punire la difesa dell'Humus Sacile e soprattutto va a sedersi in panchina, anzi no scusate, è andato a sedersi Gelleni al suo posto, entra per la prima volta in questa partita Leonard Zobez, anche lui classe 97. Sì, anche lui un ragazzo che si muove molto bene, in grande intesa con Crotta quando giocano in post basso, si muove bene negli spazi, è un giocatore anche lui che contro di noi ha fatto sempre delle discrete partite. Tiro affrettato forse da parte di Pippo D'Angelo nell'azione precedente, Sacile non deve avere fretta anche perché i punti sono 5 insomma di distanza, non sono poi così tanti, ci sono ancora più di 30 minuti da giocare, mentre è arrivato un fallo di Migliorini. Kos, siamo nell'ultimo minuto del primo quarto, blocco di Zobez che si apre, pensa al tiro, poi scarica per Cigliani da 3 punti, altro errore non precisissimo Cigliani dopo la tripla inizio partita, qui fallo di Spolaore, corretto il fischio arbitrale, sarà solo rimessa però perché in una partita molto corretta le squadre non sono ancora in bonus, ci arriva adesso il Bragg. Bragg sceglie di fermare il palleggiatore sulla transizione cercando palla come in questo caso, è proprio sistematico, l'avranno fatto 5-6 volte contro di noi e io mi sono arrabbiato e avevo chiesto anche l'antisportivo. Gran tripla qua per Bellinvia che riporta nuovamente a meno 2 l'Humus Sacile, davvero uno specialista Francesco Bellinvia che sarà il tiratore designato dell'Humus Sacile allo Stargame di U-Basket, prova a rispondere dall'altra parte anche Dominic Kos,
finisce il primo quarto. Migliorini probabilmente non si era accorto che mancava solo un secondo alla fine. 13 Humus, 15 Breg. Breg che era partito davvero con il turbo, 10-1, poi dopo il time out di Brecciaroli Sacile è riuscito a entrare in partita. Sì, soprattutto Cigliani era partito col primo canestro da tre punti e poi dopo ha fatto una serie di errori anche su tiri aperti, però lui è un giocatore che comunque magari ti può fare una serie negativa, però quando è il momento giusto è sempre, sempre pericoloso. Bene che Sacile sia rientrata, Bellinvialo è in fire, ha fatto 5 punti consecutivi, lui è uno da striscia, quindi se Bellinvia è in serata per Breg sono problemi, perché lui è uno che può veramente accendersi e fare 3-4 triple una dietro l'altra e su quello spingere poi i compagni. Sicuramente adesso i motivi li abbiamo visti, Breg con un gioco un po' più, come dire, organizzato su metà campo a cercare di servire dentro Crotta, se si chiudono la difesa si chiude su di lui, Crotta riapre per tirare tre punti, mentre Sacile cerca di correre, cerca di giocare in transizione e nel momento in cui l'ha fatto è riuscita sempre a essere efficace. Riusciremo a vedere anche tra poco se Gelormini sarà in grado di rientrare in questa partita, è sicuramente un'altra chiave importante, lo fa perché si è tolto la sopramaglia, quindi nulla di grave e sospiro di sollievo per coach Brecciaroli, anche se Migliorini, devo dire, si è ben comportato sia in attacco che in difesa. Sì, Luca è sicuramente importante, però anche Migliorini dà quel tocco in più dal punto di vista della velocità, della rapidità. È uno che può creare un po' di scompiglio nella difesa avversaria, attirando un po' di aiuto e scaricare magari per i tiratori. Si è riempito nel frattempo il Pala Micheletto, davvero una bellissima cornice di pubblico qui alla Pala Sport di Sacile. Prima palla del secondo quarto a disposizione della squadra allenata da coach Brecciaroli, che attacca con Gelormini contro Spolaore. Sale altissimo il blocco di Pippo D'Angelo, passaggio sopra la testa di Gelormini per Tesolin che non controlla, recupera neanche a dirlo Cigliani che mette la palla nelle mani di Spolaore. Spolaore contro lo stesso Gelormini, eccolo Crotta spalla canestro contro D'Angelo e io non capisco perché non faccia questo tipo di azione ogni possesso del Breg. Sì, grazie, probabilmente non giocherebbe in Serie D Matteo, cioè probabilmente ha bisogno che Cigliani ogni tanto glielo ricordi che è un 2,4 metri, 2,6 metri e contro giocatori di Sacile, voglio dire, basta che prenda la palla e faccia un palleggio e si giri, insomma, ecco. Potenzialità importantissime per Crotta, qui un po' distratta la difesa del Breg, nello specifico di Spolaore, grazie a Gelormini della distanza, stoppata poi su D'Angelo, corre il Breg con Kos, Cigliani riceve, vediamo se si alza da tre punti, no, affronta D'Angelo, trova Spolaore da 9 metri, non trova neanche il ferro, è un autentico cross quello del numero 14 che però ha ottime potenzialità anche lui dalla distanza. Sì, nella prima gara 1 a me sull'ultimo quarto, negli ultimi 3 minuti me ne ha fatte due, ecco Bellinvia che invece è acceso, è on fire, seconda bomba di Bellinvia. 8 in fila per lui, Bellinvia scatenato, ne abbiamo viste di partite così quest'anno, vedremo se riuscirà a continuare su questi livelli. Crotta riceve, si gira ancora, questa volta andrà in lunetta con due tiri liberi, però insomma sembrerebbe che il numero 20 ex Siena abbia deciso di iniziare a dominare nel pitturato. Certo, il mismatch con Pippo D'Angelo, con tutto rispetto, è vantaggiosissimo e infatti stanno giocando la palla dentro. Adesso coach Davide Brecciaroli ha chiesto il cambio di, cioè mandare Simone Fabbro, che è forse magari un po' più agile, in anticipo a marcare Crotta. 0 su 2 per Crotta dalla lunetta, solitamente tira con ottime percentuali. Gelormini euro step fino in fondo, errore come la mano sinistra, ha fatto tutto bene, ha sbagliato forse la cosa più semplice. Kos
va in mezzo alle gambe, attacca Gelormini, si gira, alla fine l'ultimo tocco è il suo, non c'era fallo, la rimessa sarà dell'Humus. Il metro arbitrale è questo e mi sembra che la scelta di Toffolo sia corretta. Giusto, non fischio. Beccato anche dal pubblico Kos in questa occasione. Altro blocco altissimo di D'Angelo, in due adesso nello stesso spazio. D'Angelo si prende il tiro da tre punti, sbaglia ma segue il rimbalzo. Alla fine Cigliani in qualche modo spizza e si prende il pallone. Corre in transizione contro Fabbro, scarico per Lorenzo Gregori. Esce Cigliani, ancora contro il numero 11, palleggia Reste, tiro da due punti, ben fatto davvero. Poi lancio splendido di Gelormini per Bellinvia, che si ferma, aspetta Tesolin, penetrazione del numero 5, movimento floater a metà da parte del numero 5, che però riesce a prendersi rimbalzo, a guadagnarsi una gita in lunetta. Sì, adesso c'è un po' di scaramuccia tra Tesolin e Kos, due gladiatori in campo che non si risparmiano niente. Sì, Teso insomma ha provato una penetrazione un po' così all'insaputa, cioè un po' all'avventura, poi è stato bravo a riprendersi il rimbalzo e a guadagnare un viaggio in lunetta. Diciamo che Dominic Kos non sta molto simpatico al pubblico di Sacile, per usare un eufemismo. Sì, mi sembra di percepire questa cosa. Purtroppo le percentuali di tiri liberi del Sacile non sono ottimali, 0 su 2 adesso Tesolin. Eh sì, errori che possono pesare. Intanto Fabbro prova con un passo e tiro, mentre qui D'Angelo sbaglia davvero un rigore. Volevo soffermarmi, prima commentiamo un attimo questa azione, poi volevo soffermarmi sull'arresto di Fabbro, ci arriviamo in seguito. Vediamo Crismani in palleggio contro Tesolin, uscita per Lorenzo Gregori che si alza da tre punti, errore alla fine, ultimo tocco di Kos, rimessa a Sacile. Volevo dirti Dario, arresto di Fabbro a un tempo con un salto di almeno un metro in alto, rischiosissimo per le ginocchia, no? Beh, per delle comuni ginocchia sì, per le ginocchia di Simone Fabbro probabilmente no. È un grande atleta, è uno che può fare queste cose. E una volta noi, ai miei tempi, si chiamava questo movimento il passo del canguro e serviva per bucare la prima linea, grande penetrazione di Tesolin, la prima linea difensiva nella zona. Una volta si lavorava molto su queste tecniche, ora invece ho più atletica la pallacanestro. Grandissimo canestro di Tesolin, tiro da due di Kos, neanche il ferro, beccato ancora dal pubblico Kos. Corre Sacile, Bellinvia per Gelormini da 10 metri, Gelormini, palla che entra ed esce, alla fine c'è un fallo, vediamo di chi, di Simone Fabbro, sì, e allora palla per il Breg. Partita molto tirata, 18 Humus, 19 Breg. Juric vuole parlare un po' su con la sua squadra rispetto a questo inizio di secondo quarto in cui il Breg sicuramente non ha brillato, però è vero anche che le conclusioni buone la squadra ospite le aveva anche costruite, no? Sì, Breg adesso sta facendo un po' più di fatica perché la difesa di Sacile sta mettendo un po' più di energia, soprattutto nel pitturato. È una partita finale, al di là di semifinale, è una finale, pertanto Anche i due canestri sbagliati da Pippo da sotto, proprio vedi le facce, vedi il corpo, vedi la tensione nel volto dei giocatori, la paura di sbagliare. Questa è playoff. Salta il pubblico del Palamicheletto, davvero una bella atmosfera, l'abbiamo già detto anche in precedenza. È vero che la partita è iniziata da pochissimo, che sono 13 minuti e mezzo, poco più di gioco, però fino a questo momento devo dire anche un arbitraggio eccellente da parte di Toffolo e Angeli, no? Sì, stanno tenendo la partita nei giusti binari, abbastanza pronti a punire contatti vantaggiosi, ovviamente per chi li commette, insomma molto attenti e concentrati. Crismani, sale il blocco di Lorenzo Gregori,
non prende vantaggio Crismani che si allontana in palleggio, affronta Tesolin, hesitation, mano sinistra, palleggia questo tiro e qua la dea bendata forse ci ha messo un po' lo zampino, no? Ci sono quei canestri, voglio dire, che così vengono fuori dal cilindro. Tesolin, questo è il suo tiro, corto però sul primo ferro, rimbalzone di Crotta, apertura per Crismani, numero 18 che gioca nonostante abbia 21 anni con la maturità di un veterano, questo va detto. Arriva in post da Crotta, questa volta contro Bovolenta, grande assist da parte del 20 per Gelleni, altri due, quota 9 per il numero 19. Qua ottima giocata di Crotta. Sì, Simone Fabbro voleva tentare la furbata, ha girato per dietro, ha lasciato appunto Gelleni per andare da dietro a rubare la palla dal palleggio, però Crotta, che insomma ha una certa esperienza, ha girato la testa, ha visto Gelleni completamente libero sotto canestro, gli ha fatto l'assist. Anche perché, Dario, so che tu sei un allenatore a cui piace molto lavorare sulla regola dell'orologio in post basso, no? Tra i due lunghi, mi sembra di aver notato anche ad Aviano che la stessa cosa vale anche per Coach Juric, no? Lavorano molto su questo. Sì, sono molto bravi in questo Crotta, Kos e Gelleni, anche se Gelleni è uno che tende a giocare un po' più aperto, un po' più sulla linea dei tre punti. E molto bravo, era Pigato anche in questo gioco negli spazi. Ha cercato lo scippo Lorenzo Gregori, non è riuscito però a guadagnare il pallone, mancano solo 9 secondi però per trovare un tiro a disposizione del Humus Acile, che trova i due punti con Gelormini e questa volta davvero grande azione da parte del 7. Zona per coach Brecciaroli, che prova ad alternare diversi tipi di difesa in questo secondo quarto. Spolaore prova a punire la scelta di Gelormini da 3 punti, solo rete. Sì, non mi stupisce, loro sono così, gli lasci un metro, si arrestano e tirano, c'è poco da fare. Palla che entra ed esce per Gelormini, ultimo tocco di Bovolenta, rimessa Bragg. Veramente il Bragg, ecco, se devo trovare un aggettivo, squadra cinica davvero. Squadra cinica, squadra fredda, lucida, consapevole delle proprie potenzialità. Guarda adesso, dopo un tiro da tre, palla dentro a Crotta. Questa alternanza fa capire quanto i giocatori tra di loro sanno di essere importanti uno con l'altro, grande fiducia tra i giocatori. Gira invece per vie esterne la palla di Sacile, prova a portarla dentro in penetrazione Franzin, fallaccio di Lorenzo Gregori, due liberi. Giusto, cioè nel senso, fallaccio, quando uno entra in area mi ha battuto, spendo un fallo, e spendo un fallo senza farlo tirare, ovviamente con un contatto cestistico, ok? Senza ovviamente mandarlo fuori equilibrio oppure come dire, rischiare che il mio avversario si faccia un infortunio. Classico fallo da playoff, no? Sì, sì. Due liberi allora per Franzin. Buono il primo. Due su due per l'ex Casarsa e meno 4 Sacile, 4-0-5 da giocare nel secondo quarto. Crismani, prolungato il palleggio del numero 18 che adesso serve il pallone a Spolaore, nuovo tentativo dalla lunghissima distanza, questa volta sbaglia, corre dal bello, costu cos del numero 8, sbaglia il tiro, completamente fuori equilibrio, rimbalzo Bragg che prova a correre in contropiede, splendida azione da parte del Bragg, splendida anche la stoppata di Franzin, palla che però rimane nelle mani degli ospiti e alla fine tanto clamore, ma arriva un canestro facile per Lorenzo Gregori. Cioè veramente qua ti dimostra che spirito, che cazzimma ha Bragg, cioè dopo una stoppata non ha battuto ciglio, si è buttato a prendere quella palla e ha fatto canestro con, voglio dire, senza che nessuno si mettesse davanti.
qui Bovolente in uno dei suoi fondamentali migliori, cioè nel passare la palla dal post al perimetro. Qua imbeccato benissimo dal Bello, che ha trovato il tiro da due punti e riportato Sacila meno 4. Fallo adesso di Franzin su Crotta, forse non in linea con il metro attuato fino a questo momento. Sì, perché era un contatto di avambraccio su un movimento di giro ininfluente. Crotta non l'ha neanche sentito. Forse meglio per il Lumus, perché poteva prendere un vantaggio Crotta. Cigliani per Gelleni, fuori per Crismani. Crismani contro Kelecevic, che fa il suo esordio nella partita. Crismani scarico per Cigliani, che sbaglia da due. Rimbalzo per Kelecevic, corre Sacile. Ottimo lancio di Kelecevic per Bovolenta, che appoggia il canestro del meno due. Timeout immediato chiamato da parte di coach Miro Juric. Bellissimo il lancio di Kelecevic. Sì, qui praticamente c'è stato Bovolenta che è scappato subito in contropiede sperando in un rimbalzo difensivo, ed è mancato il bilanciamento difensivo, la transizione soprattutto di Corsi. Infatti coach Juric si è molto arrabbiato con Corsi. Eh sì, furibondo coach Juric. Partita che dicevamo anche qualche istante fa è ancora sui binari dell'equilibrio, 26-28 il punteggio in favore del Breg, che comunque, dobbiamo dirlo, nonostante sia avanti solo di due punti, sta dimostrando di poter controllare, almeno questo sembra, no, da fuori, a suo piacimento il ritmo della partita e di poter appunto gestire questo vantaggio, anche se è risicato. Guarda Matteo, io sono qui dalla parte appunto della tribuna, ma mi sembra di vedere la partita dell'Aviano, cioè con noi sempre lì a 2, 3, 4 punti pari 1-1, e con loro che trovano sempre due azioni consecutive incredibili. Cioè veramente è già la quarta partita che vedo di Breg e mi sembrano tutte uguali, cacchio. Cigliani ad occuparsi della rimessa dopo il timeout. Serve la palla al numero 18 Crismani in palleggio contro Kelecevic. Blocco di Crotta, si butta dentro il 20, crea il triangolo Cigliani, serve il suo lungo, spalle a canestro contro Bovolenta, altro fallo dubbio e altri due tiri per Crotta, che spesso va in allontanamento invece di attaccare, aggredire al ferro. Sì, anche in questo caso si è un po' buttato lì indietro, però comunque ha cercato il corpo di Bovolenta, comunque ha cercato il contatto e l'arbitro ha ritenuto di dover sancire un fallo. Anche Crotta però adesso ha sbagliato un tiro libero. Eh sì, è il terzo se non sbaglio, sbagliato da Stefano Crotta, che segna però il secondo tentativo. Più 3 allora, possesso pieno di vantaggio per il Breg. Quando manca però tantissimo, mancano 2 minuti e 18 alla fine del secondo quarto, poi ci saranno il terzo e il quarto per decidere se il Breg andrà in C-Silver, tornerà in C-Silver, o se Lumus riuscirà a portare la serie alla bella. Intanto ingenuità di Kelecevic, che fa rimbalzare il pallone sulla linea, regala palla al Breg. Crismani accelera il numero 18 fino in fondo, mano sinistra, gran canestro. Che dire, quando c'è una penetrazione centrale e tu non riesci a lateralizzare la penetrazione, non c'è aiuto. Sbaglia da tre punti Bovolenta, rimbalzo però dal Bello, può alzarsi anche Franzin. Finta e partenza, scarico per Kelecevic da tre punti, tripla per Kelecevic, importantissima. Sì, ha riparato l'errore di prima del fatto di essersi fatto battere centralmente, lì avrebbe dovuto spendere un fallo. Bravo a trovare questo tiro da tre punti e ora Crotta nell'area sbaglia un semigancio abbastanza facile. Perché mi sembra che non completi fino in fondo il movimento. Ma andiamo a vedere Kelecevic ancora da tre, questa volta grazie alla difesa del Breg. Rimbalzo per Crotta, che dicevo forse non termina il movimento, no, nel semigancio, ma potremo analizzarlo in seguito e tu sicuramente riuscirai a farlo meglio di me. Cigliani, palleggio per il 16, attacca Franzin.
vuole batterlo con la mano sinistra, si arresta, forse struscia il perno, alla fine arriva in fondo, sbaglia, Gelleni lotta a rimbalzo, 16 poi Cigliani che la spizza per Kos, grande lotta sotto le plance tra le due compagini, quasi sempre però è il Brega a uscirne vincitore. Crismani, 3 secondi, 2 secondi, da 3 punti Cigliani, corto, ancora rimbalzi in attacco per Gelleni, questa volta però è lesto Kelecevic a scippargli il pallone. E allora nuovo attacco per Sacile. Gelormini dietro la schiena contro Crismani, sale il blocco di Bovolenta, mandarlo sul fondo, ottimo passaggio dal palleggio di Gelormini per Dalbello, fallo antisportivo su Dalbello che qui ne avrà in lunetta con due liberi, poi avrà a disposizione Sacile anche la rimessa. Ti dico la verità Dario, dalla nostra postazione io non sono riuscito a capire l'entità e la gravità del fallo. Se fossimo stati dietro il canestro, così come siamo al Palacrisa Fulli, probabilmente avremmo visto bene quello che è stato il fallo, mentre Cigliani duro con Toffolo. Ma secondo me Cigliani ha reagito magari a un cookie, un hooking, e con l'abbraccio è andato a afferrare il braccio, il corpo. Evidentemente gli arbitri hanno visto questo secondo gesto e hanno dato un fallo sportivo, antisportivo, perché effettivamente non è andato per giocare la palla ma per bloccare il corpo. Ultimo possesso del secondo quarto, Sacile che può rientrare negli spogliatoi in vantaggio. Tutta in piedi la panchina sacilese, da 3 punti Gelormini, importante solo tabellone, 2 secondi, 1 secondo, tripla tutto campo di Gelleni che ovviamente non trova neanche il ferro. Termina qui il secondo periodo, perfetta parità al Pala Micheletto, 31-31, Breg che è sempre stato avanti ma si è fatto raggiungere da questi due liberi nel finale di Dalbello, arrivati dopo un fallo antisportivo e dopo soprattutto una tripla importantissima di Kelecevic. Sì, partita con finale emozionante, si sta alzando veramente il livello di tensione, il livello del gioco. Secondo me vedremo veramente due quarti spettacolari. E non vediamo l'ora di commentarli per voi, sempre qui dal Pala Micheletto, sempre su YouBasket. Rieccoci, ben ritrovati dal Pala Micheletto, intervallo di Humus Sacile, Breg, finalissima dei playoff di Serie D, la vincente di questa serie approderà in Serie C Silver. Il vantaggio ovviamente ce l'ha il Breg che ha vinto gara 1, ma in questa partita l'equilibrio è totale, 31-31, tutto pronto per ripartire. Primo possesso Breg, Crismani contro Gelormini nel rumore assordante del Pala Micheletto. Crotta contro Fabbro che prova a marcarlo davanti, vediamo cosa si inventa Cigliani, fuori per Gelleni da 3 punti, attacco molto ben costruito, poi però il tiro è sbagliato da parte del numero 19. E allora palla del sorpasso per Sacile. Cambia l'angolo di blocco Fabbro, poi si butta dentro, scarico deviato da parte di Crotta per Franzin. Movimento Giorgevic di Simone Fabbro che fa saltare il difensore con la finta, palleggia, resto, tiro, canestro. Sì, bella azione sia del Breg che però non ha trovato il canestro, sia di Sacile. Le percentuali di tiro saranno fondamentali perché in area veramente si entrerà poco adesso, quindi veramente chi avrà la miglior percentuale sul tiro sia da 3 che da 2 vincerà questa partita. Franzin, è arrivato un fallo in attacco, penso fischiato contro Stefano Crotta, però non ne sono sicuro, quindi vorrei evitare di dire una sciocchezza. Palla che viene presa da Gelormini che cambia lato velocissimo per Franzin da 3 punti. Importantissima tripla per Franzin, 5-0, Humus Sacile. Sì, altro errore della difesa del Breg che su quell'uscita non cambia e quindi lascialo Franzin libero da tirare. Non bisogna mai concedere adesso in questa partita un giocatore un tiro aperto. Palleggio prolungato per Cigliani, difesa impeccabile di Dalbello e palla persa. Sì, Cigliani questa volta ha forzato, sta cercando consensi dagli arbitri ma ha veramente forzato un tiro. Qui viene dimenticato Dalbello che punisce da 3 punti, fa alzare in piedi tutto il palazzetto,
furioso coach Juric per questa incredibile amnesia difensiva. Sì, su quel non fischio a Ciliani, Ciliani non si è preoccupato della transizione difensiva, è andato a parlare con gli arbitri, quindi erano quattro difensori, nessuno è andato a coprire Dal Bello, che si è trovato la palla libera e non ci ha pensato tre volte. Questo è perché mentalmente non eri nella partita, ma hai voluto uscire dalla partita per parlare con l'arbitro. Questo errore non lo devi fare. Giocatore di grandissima esperienza Cigliani, vedremo se questo, che è senza dubbio un errore, poi si trasformerà magari in qualcosa di positivo per lui, perché sappiamo che spesso i giocatori di questa caratura riescono un po' a condizionare, no, l'arbitraggio nei possessi successivi a una protesta abbastanza plateale. Ma sì, relativamente c'è chi sostiene così. In una partita così speriamo che i due arbitri abbiano l'esperienza, la maturità e anche loro la lucidità di non farsi coinvolgere in questi giochi psicologici. Si gira Crotta, qui fallo di Fabbro, che fortunatamente per il numero 11 arriva prima del movimento di tiro e quindi sarà solo rimessa. Crotta qui aveva fatto un gran canestro. Rimessa in attacco allora per il Bragg, 14 secondi per andare al tiro. Crismani, uscita, ricciolo per Cigliani che si gira due tre volte, poi cade all'indietro e sbaglia il tiro da due punti. Corre Gelormini, vuole azzannare la partita. Extra pass di Dal Bello per Bovolenta che si butta dentro, ottimo scarico per Dal Bello da tre punti, importante tripla per Dal Bello, 2 su 2, che partenza per l'Humus Acile in questo terzo quarto. Ma mi sta piacendo un casino Nick Dal Bello, primo per la difesa che sta facendo su Ciliani e poi perché ha trovato due canestri importantissimi. Fallo antisportivo fischiato contro Luca Gelormini, che va a chiedere spiegazioni a Toffolo. Il dato di fatto è che ci saranno due tiri liberi per Cigliani. Il parziale aperto però non è semplicemente di 11-0, ma di 16-0, perché Bragg era più 5 a un minuto dalla fine del secondo quarto, era arrivata la tripla di Kelecevic e i due liberi di Dal Bello, parziale che è continuato, no, a cavallo tra secondo e terzo quarto. Vediamo se lo ferma adesso, no, Crismani. Secondo tentativo per lui. Uno su due, quindi si ferma qui il parziale. 16-0 a cavallo tra secondo e terzo quarto per Sacile. Ed è un break molto molto importante. Avevamo appena detto che Bragg sembrava poter controllare la partita e insomma subito smentiti. È vero, in questo momento sono un po' in difficoltà, vediamo adesso come ne vengono fuori. Provano a venirne fuori con una penetrazione un po' avventata da parte di Crismani che sbaglia, lasciando spazio alla transizione di Sacile. Fabbro, finta, partenza, arriva in fondo, appoggia il più 12 dell'Humus Sacile. Ma coach Milic ha voluto partire con tre lunghi, aveva in campo Kos, aveva in campo Gelleni e aveva in campo Crotta e non è stata una buona scelta. Eccolo qui il probabile fischio di cui parlavamo qualche istante fa, no Dario? Sì, ma non lo so, perché in questo momento gli arbitri, che fino adesso hanno avuto un certo tipo di metro, adesso vogliono un po', come dire, sedare l'entusiasmo del Sacile e la dominanza del Sacile facendo due fischi un po' venali. Sì, comunque non è per giustificare ovviamente la coppia arbitrale, ma insomma non è mai facile a questi livelli subirsi determinate proteste da giocatori di questa importanza in una finale. Ci sta anche poi fare uno o due fischi, no? Mentre dall'altra parte grande giocata e appoggio di Fabbro. Veramente Sacile sta giocando divinamente, stanno punendo queste piccole distrazioni sulla transizione e sugli accoppiamenti difensivi molto bene, sono in palla veramente.
Crotta qui non riesce probabilmente a rendersi conto della sua posizione sotto il ferro, sbaglia, bravissimo Bovolenta a leggere il mismatch, sbaglia anche lui però il semigancio, recupero di Gregori, prova a correre il numero 10, vuole spendere il fallo Gelormini, invece recupera il pallone, 2 contro 1, finta di Bovolenta, stoppata di Crotta, imperiosa su Bovolenta dopo il gran recupero di Gelormini, che a mio avviso voleva spendere il fallo, invece poi si è ritrovato la palla in mano. Vabbè, Gelormini era riuscito a intuire lo spazio che stava prendendo il palleggiatore, si è messo in anticipo e il palleggiatore se l'è trovato davanti, e quindi bravo Gelormini a rubare con le braccia lunghe che ha quella palla dal palleggiatore. Dal bello Bovolenta con un passaggio stupendo per Fabbro, ovviamente non è facile, no, capire poi queste intenzioni in mezzo secondo. Sì, il passaggio era molto difficile, però era un buon passaggio. Geniale. Mi pare che Breg sia passato a zona, poi casomai vediamo bene. Eh sì, dopo proveremo ad analizzare la difesa della squadra di coach Juric. Ultimo tocco di Dalbello, rimessa in attacco per il Breg, che però non sta più riuscendo a trovare fluidità in attacco. Sì, diciamo che Ciliani per il momento è bendato. C'è una staffetta in atto, Dalbello, Franzin, eccetera eccetera, pertanto sta veramente soffrendo. Altra palla persa, Fabbro si invola per inchiodare la schiacciata, non riesce però a trovare il canestro, clamoroso errore di Fabbro, era un canestro importante in questo momento della partita, anche perché dall'altra parte Crotta punisce subito. Peccato. Mi dispiace perché sarebbe stato l'apoteosi. Zona per il Breg, vediamo come l'attacca Sacile con la tripla di Bellinvia, corta sul primo ferro, ultimo tocco del 17, rimessa Breg. Sappiamo che Sacile ha dei grandissimi tiratori da tre punti, lo ha dimostrato anche con il break a inizio terzo quarto, ma forse qui Juric vuole scommettere e dire: beh, io vi lascio tirare, poi sta a voi segnare, no? Da tre punti. Sì, può essere che sia un tentativo che vuole fare Breg. Attenzione, infrazione di passi che a mio avviso c'era, ma bisogna fischiarli. Questo è un super fischio di Angeli. Sì, mi piacerebbe rivedere il replay. Però qualcosina, adesso io ho la borsa qua, la tua borsa qua davanti, non ho visto bene. Poteva essere anche interpretato come passo zero, quindi passo 0-1-2. Non lo so. Migliorini per Franzin, ancora Migliorini contro la zona del Breg, si butta dentro il 14, palla per Bovolenta, fallo forse di Zobez, alla fine il fallo arriva, è del numero 6, quindi proprio di Zobez. Saranno due tiri liberi per Fabbro, che può subito farsi perdonare dopo l'errore in contropiede. Sì, pensavo fosse il terzo fallo di Crotta invece di Zobek. Vabbè, adesso due tiri liberi per Simone Fabbro. Che sbaglia però il primo. Zero su due per Fabbro. Possesso importante per il Breg, che può tornare sotto la doppia cifra di svantaggio dopo la partenza fulminante nel terzo quarto dell'Humus Sacile. Cigliani contro Bovolenta, forse un fallo del 21, non fischiato dagli arbitri. Si arriva sotto canestro da Zobez, appoggio al tabellone sbagliato. Rimbalzo di Fabbro, Migliorini prova a spingere la transizione. Fa slalom il numero 4, poi trova Bovolenta. Pallone affidato ancora al playmaker ex Azzano e Sistema. Ancora Migliorini che non guarda il ferro, poteva forse prendersi il tiro da tre punti. Overpass da parte del numero 4, alla fine ci saranno solo 6 secondi per trovare un tiro. Parlavamo proprio domenica con Giovanni Battista Gerometta di questa situazione di overpassing, perché è vero, esiste l'extra pass per smarcare ulteriormente un compagno, ma esiste anche l'overpass e spesso porta a perdere un vantaggio.
Beh, in questo caso è proprio una scelta da parte di Bragg lasciare aperto Migliorini, perché insomma lui non è per il momento riconosciuto come uno che si prende responsabilità del tiro dai tre punti, anche se magari se ha spazio se lo ce l'ha. E in questo momento Migliorini sta cercando di mettere la palla ai tiratori perimetrali e insomma se la difesa è ben adeguata spesso insomma questo vantaggio non c'è, perché c'è già l'accoppiamento e in questo caso è Migliorini quello libero. Insomma, ti dico Dario, il palcoscenico probabilmente era diverso e la posta in palio meno importante. Eravamo all'ex fiera, io facevo lo speaker in quell'occasione, era la finale studentesca tra Grigoletti e Kennedy, Migliorini va a scuola appunto al Kennedy di Pordenone, ha segnato proprio una tripla importantissima, almeno tre o quattro triple negli ultimi minuti che hanno deciso la partita, quindi insomma dai, Migliorini è anche un buon tiratore a mio avviso. Vediamo adesso, si butta fino in fondo, subisce un buon fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi. Sì, è vero, magari in una partita studentesca se li prende anche ed è giusto, ma magari in questa partita oggi a lui gli viene chiesto, come in questo caso, di bucare un po' la difesa, di creare un po' di sconquiglio nell'area e magari poi di ributtare fuori la palla, oppure come in questo caso di prendere un fallo. È stato bravo in questo caso a prendere un fallo. E bravo anche a segnare il primo tiro libero, 47-36 per Sacile, diventa 48-36. Spola ora in palleggio contro Bellinvia. Si butta dentro Spolaore, stoppato da Bellinvia, e Bragg in netta difficoltà. Vediamo se prova ad uscirne, soprattutto come proverà ad uscirne. Intanto con questa uscita dai blocchi di Cigliani, che però è francobollato da Franzino, ottima partenza del numero 16 ex Siena, che sbaglia però l'appoggio. Corre allora Migliorini, dentro il numero 4, scorribanda dell'ex sistema, fuori per D'Angelo. D'Angelo un po' fuori da questa partita, scarico per Franzin, da tre punti importante sbagliato, spizza Cigliani, rimbalzo controllato da Lorenzo Gregori che palleggia proprio contro Migliorini. Spolaore, attacco molto statico però quello del Bragg. Cigliani sotto da Crotta che lo ritrova benissimo, fallo antisportivo. È il terzo fischiato in questa partita. Guarda, in questo momento non voglio commentare, non lo so come mai questo fallo antisportivo venga interpretato in questo modo, sinceramente. Forse devo fare un corso di aggiornamento. Forse Angeli ha valutato il fatto che il difensore non abbia permesso il tiro, cioè che ci sia disinteressato completamente del pallone per tirare giù il braccio dell'attaccante e quindi adottare appunto una condotta antisportiva. Però insomma siamo ai limiti del regolamento e siamo soprattutto in una finale playoff. Gelleni 0-2, quindi si usa il detto ball don't lie, la palla non mente. È questo il caso? Beh, vedo che stai migliorando nel tuo inglese. Stai per caso iniziando un corso di inglese? È così, dopo l'intervista a Coach Juric ho deciso di evitare altre figuracce. Mentre Spolaore trova Kos, affronta Nicola Dalbello, si palleggia sui piedi, rimessa Humus. Quindi da questo antisportivo arriva un sostanziale nulla di fatto, si rimane sul 48-36. Sì, non lo vedo più tanto sorridente il Kos. Di nuovo una zona per Bragg, però vediamo Bellinvia da tre. Corto, ancora una volta paga, diciamo, la zona del Bragg, che però, come spesso accade, concede rimbalzi in attacco e allora Bovolenta trova subito i due punti del più 14. Ora Sacile con la partita in pugno. Sì, ancora lunga Matteo la partita, però sicuramente l'inerzia adesso è per Sacile. Veramente Bragg sta trovando difficoltà a fare canestro. Numero di Migliorini che corre, serve il no look per Bellinvia, errore del 17, grande giocata però di Migliorini.
qui fallo fischiato contro Dominic Kos, anzi no, sì, no, contro Gelleni. Arriva un cambio, esce Gregori e rientra Crismani. Due liberi nel frattempo per Gelleni. Sì, adesso coach Micelic sta cercando di trovare l'assetto giusto, mescolando un po' le carte, dando anche un po' di riposo a Cigliani, che veramente ha speso tanto, soprattutto nello smarcamento, per tenerlo, per rifiatarlo e per tenerlo, diciamo, caldo e pronto per il quarto quarto. Coach Juric, che però dobbiamo dirlo, questa sera ha dovuto fare a meno di un giocatore di grande esperienza e di grande importanza per la sua squadra come Adriano Pigato. Sì, magari non ha tanto minutaggio Adriano, però è uno che in panchina sa dare il consiglio giusto, sa mettere la calma, la parola giusta per tutti. Grande azione ancora una volta di Migliorini, che sta ben figurando qui dal bello. Sbaglia dopo il passetiro, Bovolenta rigore, sbaglia anche lui. Si lotta ancora, terzo rimbalzo in attacco per Sacile. Migliorini fino in fondo, non vale il canestro, comunque aveva sbagliato Migliorini. Sarà solo rimessa per Sacile. Ma Migliorini come, davvero come una zanzara, no? In mezzo alle maglie del Breg. Lui è piccolino, deve essere rapido, veloce, furbo, deve trovare lo spazio giusto, il momento giusto, e in questo fino adesso ha fatto tutte le scelte giuste. No look di Bellinvia per Bovolenta, si torna dal 17 che si alza da 3 punti, altro errore. Rimbalzo questa volta di Gelleni. Kos in palleggio contro Dalbello, va in mezzo alle gambe Kos, finta il tiro, trova Crotta, altro errore però del 20, e nuovo possesso per Sacile. Passaggio di Bellinvia per D'Angelo, che rinuncia al tiro. Extra pass quindi per Dalbello, passaggio splendido di D'Angelo per Bovolenta che sbaglia. Rimbalzo di Crotta, che però in attacco non riesce a trovare punti, e questo è un grosso limite per il Breg. Spola ora e fallo su di lui, altri due tiri, ma Breg sta tirando molto male dalla lunetta. Dicevamo, fattore negativo per Sacile nei primi due quarti la percentuale dalla lunetta, adesso lo è per il Breg. Sì, Breg sta sbagliando molto dalla lunetta, sta sbagliando molto da sotto. Crotta non riesce a trovare equilibrio nel tiro, e i tiratori non riescono a trovare spazi, non riescono a trovare tiri aperti. La difesa di Sacile veramente sta facendo un ottimo lavoro. Sono solo 39 i punti segnati dal Breg in questi primi 29 minuti di partita. Finta di Dalbello, ottima partenza, passaggio per Bovolenta, qui fallo evidente, non fischiato sul tentativo di Bovolenta. Crotta rischia di perdere il pallone, poi palla affidata a Crismani. Taglio orizzontale di Spolaore, palleggia resto, tiro da due punti, canestro meno 9. Sì, adesso un attimino Bellinvia ha cercato un anticipo, era un po' in ritardo, e Spolaore insomma ha fatto un canestro importante. Io vedo che Breg continua a mantenere questa zona nonostante Sacile la stia attaccando abbastanza bene, secondo me. Perché forse per le percentuali da tre punti di Sacile che si sono improvvisamente abbassate. Qua Dalbello sbaglia ancora in penetrazione, rimbalzo di Crismani, manca un secondo però al termine del terzo quarto, non se ne accorge il numero 18. Finisce qui allora la terza frazione, 50 Humus 41 Breg, parziale del quarto 19-10, e devo dire che Sacile ha effettivamente premuto in maniera importante sull'acceleratore. Sì, Breg è entrata un po' più morbida, è entrata con i tre lunghi, non mi è piaciuta questa scelta, non ha pagato. Sacile è riuscita a correre, ha fatto molto contropiede e ha trovato anche delle ottime tiri da tre punti con Dalbello, due di seguito.
e ha preso questo break. In ogni caso, anche se anche le percentuali di tiro di Sacile sono abbassate, è vero anche che comunque Sacile arriva a tirare in area, ha sbagliato 2-3 volte con Bovolenta e Dalbello, però tira in area e boh, non lo so, io questa difesa a zona del break forse non la terrei più. Una zona molto statica tra l'altro, che fatica a funzionare in un campo grande come quello del Palamicheletto, forse meglio ovviamente in casa loro ad Aviano. Beh, indubbiamente, forse vuole, come so, risparmiare un po' i suoi giocatori e adesso magari nell'ultimo quarto dare il tutto per tutto, non lo so. Ultimo quarto da vivere insieme qui su YouBasket dal Palamicheletto di Sacile, 50-41 il punteggio per l'Humus. Rientra in campo Gelormini. Non mi sembra Gelormini in perfette condizioni fisiche questa sera, sicuramente ha pagato un po' l'infortunio inizio partita, no? Cosa dici, Dario? Questo no, non sono sicuro, sicuramente sta cercando comunque di mettersi a disposizione per la squadra, questo sì. Dalbello dietro la schiena per lo stesso Gelormini, passaggio per Bovolenta che cambia lato per Bella in via da tre punti, balla due volte sul ferro, poi decide di uscire. Allora Crismani, forse un fallo di D'Angelo che però ha tenuto un'ottima posizione difensiva. Spolaore, arriva il blocco di Crotta, Spolaore sul cambio, attacca Bellinvia, si alza da tre punti, stortissima la conclusione del 14 che sarebbe stata importante, avrebbe riportato il break sul meno 6 dall'altra parte. Dalbello, errore anche per lui. E allora Crismani, palleggio contro Gelormini, uscita dai blocchi per Spolaore, blocco di Crotta, dentro Spolaore che non riesce a trovare l'arresto, perde l'equilibrio, alla fine un fallo, vediamo di chi, proprio del 14 su Bovolenta. Sì, anche qui una bella chiusura di Alberto Bovolenta sulla penetrazione di Spolaore che si schianta proprio addosso al giocatore di Sacile e perdendo la palla ha cercato di recuperarla, è andato in contatto e ha fatto fallo. Rientra Cigliani per questo finale incandescente di partita. Gelormini per D'Angelo, Dalbello, ancora zona al break, Dalbello con ampio spazio, torna da D'Angelo, Franzin, chilometri per Gelormini che sbaglia però da tre punti, tiro che era stato comunque contestato e quindi chiedo scusa per la castronata detta, no, sui chilometri di Gelormini, era stato contestato il tiro da parte di Cigliani, è arrivato l'errore di Gelormini, tocco di Kos, altra rimessa in attacco per Sacile, 8:42 da giocare, fa caldissimo al Palamicheletto, giocatori che quindi accusano anche un po' la stanchezza. Ma sì, insomma, un po' di caldo c'è, però le porte sono tutte aperte, un po' di fresco si sente, diciamo che insomma in questo momento credo che i giocatori abbiano adrenalina in corpo. Non riesce più a segnare da tre punti Sacile, non riesce però nemmeno ad approfittarne il break, questo dobbiamo dirlo, perché Sacile sta difendendo davvero alla grande. Gregori per Kos, si arresta da tre punti, prova a servire Crotta, ha letto tutto Franzin, recupero perfezionato da Gelormini che corre con il lancio millimetrico per D'Angelo, i due punti del 19, 52-41. Kos da tre, importante, eccola qui la tripla di Kos. Sì, non mi è piaciuta questa scelta di Kos, però gli è andata bene. Se avesse sbagliato l'allenatore sarebbe entrato in campo. Bovolenta cambia lato per Gelormini, Kos probabilmente ha provato a dare anche una scossa alla sua squadra, ancora Dalbello, assist incredibile per D'Angelo, che bello il passaggio di Dalbello, scusate il gioco di parole. Molto brava Sacile a spostare la difesa e poi a cambiare completamente lato con passaggio skip e poi sul close out dell'unico difensore che è andato a bucare di nuovo e a fare l'assist, molto ben fatto. Errore però per D'Angelo,
che in contropiede aveva segnato il canestro del momentaneo più 11, 1-2 per l'ex giocatore di Aviano e Casarsa. Crismani adesso prova a uscire dai blocchi. Gregori, la scelta arbitrale, fallo in attacco per Gregori che si è schiantato letteralmente su Franzin, e solitamente vediamo lasciar giocare in questi casi, bisogna dirlo. Sì, è stato un body check da parte di Franzin per impedire l'uscita dal doppio blocco. Non lo so, forse sicuramente, come dici tu, è un contatto che può essere anche lasciato andare. Franzin ad occuparsi della rimessa dopo aver subito il fallo in attacco di Lorenzo Gregori. Palleggio per Gelormini. Ancora il numero 7, Eurostep, prova un assist difficile per D'Angelo, tocco di piede e quindi rimessa dal fondo per Sacile. Il cronometro dovrebbe essere resettato a 14, no? Perché c'è stato il tocco di piede? Sì, questa è stata la segnalazione dell'arbitro, almeno da quello che mi è sembrato di vedere, forse giudicata involontaria. 4 secondi per andare al tiro, lo prende Gelormini, impossibile da 3 punti, neanche il ferro. Rimessa a Bregg, mi rimane questo dubbio, sicuramente non gestito benissimo dalla squadra liventina questo possesso. Crismani, palleggio prolungato, molto bene Sacile su tutte le linee di passaggio, e Cigliani allora a prendere questo tiro importante e lo segna, meno 7 Bregg. Ecco, come voleva si dimostrare, Cigliani è sempre pronto, presente nei momenti importanti, ha messo un canestro veramente importante. Altro rischio per Gelormini, questa volta rimessa ancora in attacco per Sacile. Un po' sconsolato numero 7 Fabbro contro Kos, prova a ubriacarlo con le finte, si prende la tripla importantissima, qua una forzatura di Fabbro, si alza Bovolenta dalla panchina. Crismani tocca dal bello, palla che però rimane nelle mani del Bregg. Kos contro Fabbro, difesa importante da parte di Simone Fabbro. Kos da 3 punti corto, Gelormini che prova a correre, cost to cost per Gelormini fino in fondo, vicinissimo all'end one, andrà invece in lunetta con 2 tiri liberi. Allora qui c'è Crotta molto arrabbiato, Cigliani molto arrabbiato, con Kos che non ha visto che c'era Crotta marcato da Gelormini spalle a canestro e ha voluto prendersi quel tiro lì. Forse questo è il momento in cui il Bregg si sta innervosendo. Insomma, Bregg che sì, forse sta un po' un attimo perdendo quello che è il piano partita, no? E era molto chiaro nei primi due quarti, alternare la palla dentro alle azioni perimetrali di Cigliani. Adesso stanno forse un po' uscendo da quello che era il piano, anche se i punti di distanza non sono poi così proibitivi, sono solo 8 e mancano 6 minuti. Assolutamente sì, la partita è ancora apertissima, però si è messo qualche cosina nell'ingranaggio Bregg, qualche crepa. Sembrerebbe così, 2-2 per Gelormini. Cigliani per Crismani, qua non si intende con Crotta e perde palla. Vedo i giocatori di Bregg un po' sconsolati, un po' che no, ci teste basse, no? Sguardi a terra. Sì, non riescono più a avere quell'intesa che avevano nei primi due quarti e che ho visto nelle partite contro di me, contro la Via. Attenzione a questo fischio, infrazione di campo. Tu stavi guardando, Dario, perché io sinceramente ero distratto. Mi dispiace, no. Grandi proteste da parte della panchina di Sacile. C'è un time out in campo.
tutta in piedi la panchina di Sacile. È stato un fischio effettivamente abbastanza strano. Poi io non mi permetto di commentare perché ammetto non ero proprio concentratissimo sull'azione, perché stavamo un attimo commentando il momento di difficoltà del Brag. Sì, vedo i due, adesso sto cercando di capire i due arbitri cosa si stanno dicendo. C'è Toffoli che stava un attimino un po' parlando col suo collega, non lo so, sinceramente anch'io come te stavo guardando la zona di attacco e vedevo come si stava sviluppando la transizione e non ho visto se i piedi del giocatore di Sacile erano già nella metà campo offensiva o erano ancora nella metà campo difensiva, mi dispiace. E i nostri followers su YouTube sicuramente pigeranno il tasto indietro, no? Per riguardarsi l'azione e cercare di capire se effettivamente il ritorno c'era o no. E quindi darci una risposta. Quindi magari appena la partita verrà messa online, ecco, mandateci pure la vostra risposta a me, a Matteo, per dirci se effettivamente questo era infrazione di ritorno oppure meno. Ok, facciamo così, eh? Apriamo questo, come possiamo dire, questo quiz. Apriamo questo dibattito adesso con Spolore. Torniamo alla cronaca della partita perché siamo a 5 minuti e mezzo dal termine e meno 9 Brag, però palla in mano. Cigliani, virata e scarico, ultimo tocco di Spolore, palla però ancora buona. 10 secondi, Crotta si prende il tiro dalla media, importante, sbagliato, si lotta a rimbalzo. Gregori per Cigliani da 9 metri, palla che entra ed esce. Gelormini esce con il pallone tra le mani, palla per Fabbro in transizione, scarico per Dalbello da 2 punti, altro in and out, altro rimbalzo in attacco però, questa volta catturato da Bovolenta. Vuole giocare Bovolenta contro Cigliani, ottima difesa del 16, Fabbro fino in fondo, mano sinistra, sbagliato, rimbalzo di Crotta. Allora Cigliani prova a correre il Brag, fase confusionaria della partita in cui si segna poco, c'è tantissima tensione. Kos fino in fondo, fallo, vediamo se andrà in lunetta, penso di sì perché aveva iniziato il terzo tempo, e invece rimessa, secondo te Dario? Ma forse sull'ultimo palleggio, mentre stava facendo l'ultimo palleggio lì ha interpretato il contatto, il fallo, e il fischio è arrivato un attimino dopo e quindi bene così. Credo che sia il primo fallo di squadra del Sacile. Spolaore uscita dai blocchi, tiro da due importante, sbagliato. Spolaore non è riuscito a entrare in partita, ha messo una bomba all'inizio ma poco altro. Sì, non sta facendo la partita che ha fatto per esempio contro di me. C'è un dato molto importante, anche se adesso c'è una forzatura, cioè la situazione falli è importante. Bonus Brag, Sacile un fallo, possono spendere ancora due falli e quindi impedire magari canestri facili. Forzatura ancora questa volta di Spolaore. Adesso il cronometro scorre, mancano solo 4 minuti alla fine, Sacile ha 9 punti da gestire. Con la palla in mano, Ricciolo per Dalbello, ottimo scarico per Bovolenta da 3, altro errore. Sacile che non ha più segnato da 3 punti dopo le due bombe di Dalbello in apertura di terzo quarto. Adesso Gregori che prova a spezzare il raddoppio, rischia di perdere il pallone, lotta furibonda, poi assist di Gelormini per Bovolenta, vantaggio che torna in doppia cifra. Sì, qua Spolaore si voleva spezzare il raddoppio e buttarsi fra i due difensori che sono stati bravi a tenere lo spazio e chiudere, ha perso la palla, bravo Gelormini a raccoglierla, aveva già visto con la coda dell'occhio Bovolenta che partiva e non ha già pensato, ha preso la palla, si è girato e come un quarterback ha lanciato un siluro a Bovo che ha fatto un layup facile. Clima incandescente al Pala Micheletto, ultimi 3 minuti, 36 secondi di partita, più 11 Sacile. Sacile che alza anche la pressione adesso, prova a sorprendere il Brag per non concedere attacchi ragionati alla squadra di coach Juric. Crotta gira sul perno, segna, subisce il fallo, Andrei Lunetta
per chiudere il gioco da tre punti acuto di Crota. Ma questo momento di Crota non è stato male, ha cercato il giro centrale, Bovo gli ha chiuso il centro, è ritornato sul perno e si è aperto sulla linea di fondo, però sul giro l'ho visto un attimino aprire il gomito, Chiude il gioco da tre punti Crota, meno 8 Breg. Bovolenta. Franzin ancora per Bovolenta, cambia al lato per Gelormini. Fabbro consegnato per Gelormini, scarico per Bovolenta, importante da due, segnato. Bovolenta carica se stesso e il pubblico del Palamicheletto riporta più 10 l'humus. Cigliani contro Tesolin, rimane in aria un quarto d'ora, sbaglia Cigliani, rimbalzo lottato, alla fine conquistato da Sacile. Scusate, da Albreg, perché l'ultimo tocco di Tesolin. Sì, c'è gladiatore Teso che ha sempre qualcosa da dire agli avversari, lotta come un leone ma è sempre un po' in tensione. Cigliani anche lui chiede qualcosa all'arbitro, grande sempre la difesa su di lui, è stato credo il fattore più importante limitare Cigliani, oggi Sacile veramente è riuscito a limitarlo, sia lui che Crota, quindi veramente se pensiamo che a 2 minuti e 50 secondi alla fine Breg che ha una media di 70 punti, 72, 73 punti a partita, ne ha 49, devo dire che veramente Sacile ha fatto una grande partita in difesa. Crismani si butta dentro, sbaglia, tiro improbabile del numero 18, è vero che ne aveva segnati due simili nei primi due quarti, però insomma si poteva creare un tiro migliore. Gelormini prova a gestire adesso il playmaker dell'Humus Sacile, no look per Fabbro per chiuderla da tre punti, corto sul primo ferro, poteva essere la bomba del game set and match e invece arriva l'ultima possibilità forse per risalire sul treno di questa partita a disposizione del Breg, lo sa Brecciaroli che chiama time out. Sì, è stato un tiro un po' troppo affrettato a mio avviso, cioè Sacile non deve perdere l'istinto del canestro, non deve perdere la fiducia, se c'è un contropiede campo aperto via, ma se c'è un attacco organizzato meglio arrivare al 20° secondo, cioè spendere tutto il tempo a disposizione per l'attacco e magari cercare anche una penetrazione visto che adesso Breg è al bonus. Assolutamente, penso che la scelta migliore possa essere proprio quella di cercare una palla in post basso oppure di attaccare il ferro negli ultimi secondi, mal che vada ho fatto passare il tempo, no? Sicuramente questa è un'analisi sensata, giusta. Forse coach Brecciaroli è quello che sta ricordando ai suoi giocatori. Due minuti e 22 secondi al Palamicheletto nell'ultimo e decisivo periodo tra Humus Sacile e Breg. Più 10 per la squadra allenata da coach Brecciaroli che ha tutte le carte in regola a questo punto per portare la serie alla bella, ma il Breg proverà in questa azione a tornare sul treno partita, è probabilmente l'ultima chance a disposizione della squadra di coach Juric, perché insomma 2 minuti e 17 non sono tanti, il vantaggio di Sacile è in doppia cifra, ci vuole un canestro immediato, possibilmente da 3 punti probabilmente per riaprirla. Sai, nella pallacanestro ne abbiamo viste di tutti i colori, Matteo, sai benissimo, veramente bastano due canestri da 3 punti per riaprire completamente la partita. Sbaglia però il passo e tiro Cigliani che poi commette fallo su Fabbro e regala una gita in lunetta allo stesso numero 11. Poi scherzano Bovolente e Cigliani, non vedo malizia in questa conversazione, anzi. No, mi pare di no. Adesso addirittura coach Juric fa uscire Cigliani, probabilmente con questa mossa sta già pensando a gara 3. Penso proprio di sì, perché insomma 2 minuti e 3 secondi, sbaglia Fabbro, vedremo se Juric
tenterà il fallo sistematico già a partire dagli ultimi due minuti. Improbabile ma non impossibile, adesso staremo a vedere. Crismani, passaggio per Spolaore, da tre punti importante per riaprire l'errore. 1.49 da giocare, più 10 Sacile. Non vogliamo ancora sbilanciarci, ma insomma una mano e mezza dell'Humus su gara 3, sull'accesso a gara 3 ovviamente. Gelormini per Tesolin, fuori per Franzin, gira bene palla l'Humus, vuole utilizzare a pieno il cronometro. Splendido il passaggio di Gelormini per Tesolin, che sbaglia ma si prende il rimbalzo. Allora altri 14 secondi, Gelormini, adesso grandi applausi del pubblico. Partenza di Tesolin, va dietro la schiena, 5 secondi, allo scadere di 24, Gelormini da 10 metri per mettere il punto esclamativo, sbaglia. Rimbalzo di Kos, corre il numero 9, deve probabilmente alzarsi in transizione, non lo fa, lo fa adesso, subisce il fallo, Andrea Lunetta con 3 tiri liberi, e questa è una grande ingenuità da parte di Bovolenta. Sì, poteva un attimino controllarsi un po' di più e non rischiare questo fischio. Comunque manca un minuto, vediamo adesso i tiri liberi di Kos. Buono il primo, ottimo tiratore di tiri liberi Kos. Basta guardare un po' lo spin della palla, ovviamente mi scuso con Dominique, gliel'ho guffata palesemente, non volontariamente, sia chiaro. Vabbè, 2 su 3 per il numero 9, Gelormini contro Crismani, passaggio per Bovolenta, più 8 Sacile, siamo nell'ultimo minuto del match. Sacile che non dovrebbe avere particolari problemi a gestire il risultato fino alla sirena finale. Infuriato Juric con Crismani. Sì, perché mancavano 9 secondi sul tabellone dei 24 e gli ha detto a sto punto perché sprecare un fallo, stai lì aggressivo e magari costringiamo un tiro forzato e via veloce in contropiede. Due su due per Gelormini. E allora, nonostante questo time out di Juric, possiamo dirlo, Sacile vince con merito questa gara 2 e si guadagna la bella. Oh Matteo, mancano 46 secondi. Va, sì, voglio dire, credo che ci stiamo avviando sulla strada della vittoria per Sacile, meritata, giusta. Sono due grandi squadre, hanno onorato la pallacanestro, una bella finale o semifinale, e Trieste sarà veramente dura perché non c'è questo campo, non c'è questo pubblico, e quindi vabbè, comunque è giusto che si siano ritagliati questa chance di poter arrivare in gara alla finale, alla finalissima, a gara 3. Ed è già una grande soddisfazione arrivare a una partita dalla promozione, dal sogno in C-Silver. Dario, è vero, mancano 46 secondi, un decimo, però posso già chiederti il tuo migliore in campo. Ma fammi pensare ancora a questi 40 secondi, dai. Io un'idea ce l'avrei, mentre arrivano i 5 secondi, io un'idea ce l'avrei per il lavoro difensivo, ma anche per quelle due bombe inizio terzo quarto. Dal Bello. Anche secondo me Nicola Dal Bello è il migliore di questa partita, è l'uomo partita U-Basket, ma grande prestazione da parte di Humus Sacile. Qui arriva intanto un fischio identico, se vogliamo rinnovare il sondaggio. È ritorno, non è ritorno, Dario? No, non ha fischiato ritorno. Sì, ha fischiato ritorno, Dario. Ah, pensavo che avesse fischiato l'infortunio di Spolaore. No, scusa, strano. No, io sto guardando Spolaore e quindi non ho visto ritorno. Hai visto che
No, allora questa volta ero attento, semplicemente è arrivato un passaggio diretto a un giocatore che ha staccato con i piedi oltre la metà campo, cioè nella sua metà campo, per poi ricevere nella metà campo offensiva. Io però, Dario, ammetto di non capire nulla delle nuove norme in quel regolamento lì. Mentre sta per finire la partita, Franzin con la palla sopra la testa. Siamo nel penultimo possesso della partita, tutti in piedi al Pala Micheletto. Vittoria importantissima per l'Humus Sacile. Invasione di campo della squadra di casa. Dicevi, Dario? Breg non ci crede. Secondo me, nelle facce di Breg c'è l'incredulità di aver perso questa partita. Non ci crede. Sono sgomenti. Pensavano di chiudere qua. Un po' arroganti. Attenzione, perché a muso duro sia Brecciaroli sia D'Angelo con la coppia arbitrale e con Crotta. Vorrei capire un pochettino di più, ma insomma parliamo dei fatti, parliamo della partita. Il risultato finale è Humus Sacile 61, Breg 51. Sacile che porta la serie alla bella. Breg incredulo ma sconfitto. Dal Bello è il nostro migliore in campo. Dario, a parte le mille discussioni sulle infrazioni di campo, un resoconto del match. È stata la partita che mi aspettavo. Forse credevo qualche percentuale di tiro in più, ma può darsi che questa sia la fatica di questi playoff. Sicuramente si sentirà sempre di più. Siamo in Serie D, non sono giocatori che si allenano 4-5 volte, ok? E che durante il giorno magari lavorano, hanno le loro storie. Quindi sicuramente la fatica si sta sentendo, e il primo sintomo sono le percentuali di tiro, sia tiri liberi che di tiro da fuori, da tre, che calano. Però mi è piaciuto molto Sacile, è una squadra che io rispetto e che mi piace tanto, anche come giocano. Breg forse pensava e credeva, aveva fiducia di chiuderla qua, e invece no. Pertanto direi, insomma, che tutta la gente che è venuta a vedere oggi pallacanestro stasera qui a Sacile, devo dire che va a casa contenta e appagata di aver visto veramente un incontro maschio, un incontro anche con risvolti tecnico-tattici importanti tra due squadre che meritano tutte e due ovviamente il salto di categoria. Una grande serata di pallacanestro, serie ancora aperta, apertissima, si decide tutto alla bella sabato in casa del Breg, nel fortino del Breg. Per stasera però è tutto, ci sentiamo tra poco per le interviste. Un ringraziamento da parte di Matteo Consonni e Dario Starnoni, grazie. Ciao a tutti e buona serata. Prova di carattere, prova di grande cuore per l'Humus Sacile, prova di carattere e prova di grande cuore anche per Nicola Dal Bello, in difesa ma anche in attacco, due bombe fondamentali che hanno dato il là all'allungo decisivo nel terzo quarto. Beh dai, ci voleva, oggi sabato siamo tornati veramente col cuore un po' rovinato perché ci ha dato fastidio perdere così, oggi ci voleva, abbiamo vinto bene, abbiamo giocato bene, abbiamo difeso bene. Cosa cambierà sabato nella Bella in un campo diverso da quello del Pala Micheletto, senza il vostro pubblico che comunque vi segue anche in trasferta, però insomma in un fortino come quello del Breg? Beh, totalmente un'altra partita, totalmente un altro campo, non riesce a puntarli uno contro uno, è molto più difficile difendere, però speriamo, loro sono fisici, metteremo tutto per tutto. Hai fatto una difesa super su Cigliani, qual è il segreto per difenderlo? Ah, guarda, sono tornato con i crampi, quindi non so quanto segreto c'è. Niente, magari ha avuto anche la giornata storna anche lui oggi, dai. Ma tu sicuramente hai dato tutto come l'Humus Sacile. Complimenti, in bocca al lupo per la Bella. Crepi, grazie. Davide Brecciaroli, una grande vittoria stasera. Non era facile contro una squadra veramente forte che aveva vinto gara 1 e aveva giocato molto bene i primi due quarti. La svolta è arrivata nel terzo con una serie impressionante di triple, un 11-0 che però è andato a completare un parziale di 16-0 a cavallo tra secondo e terzo quarto. L'avete vinta lì. Sì, hai detto bene, però pareggiare il secondo quarto è stato fondamentale.
E ti dirò un'altra cosa, nel momento in cui loro hanno preso quel vantaggio lì nel primo quarto, normalmente noi quelle partite lì le caniamo e ci portiamo dietro tutto questo svantaggio per tutta la partita. In realtà abbiamo tenuto di testa in quel momento lì e quindi abbiamo fatto vedere che avevamo voglia di vincere. Però hai detto bene, tutto è nato da una grande difesa finalmente, dove finalmente ho visto qualcosa di scricchiolare nei loro ingranaggi, perché li ho sempre visti in autocontrollo, ad Aviano sempre in autocontrollo, contro di noi la prima partita in autocontrollo, cioè hanno sempre trovato soluzioni perfette nel momento decisivo della partita. Qui invece siamo stati bravi a, insomma, così, a metterli in difficoltà, e quindi sono contento perché portarli a gara 3 è tanta roba in questo momento. Lavoro speciale su Cigliani, oggi siete riusciti a contenerlo davvero bene, hai fatto una bella staffetta, ricordo Dal Bello, Franzin, lavoro incredibile. Sì, anche Tesolin. Sì. Loro comunque possono difendersi di lui, è chiaro che lui è un giocatore di un'altra categoria, l'ha dimostrato. Diciamo che addirittura adesso sarà molto difficile da loro, perché saranno cattivi, però sono fiducioso e tenteremo di fare il risultato, il colpaccio, ma non sarà facile. Però se abbiamo questo tipo di approccio, questa voglia di vincere, e adesso forse ci siamo tolti anche un po' di paura, non volevamo finire la stagione qua, non volevamo vedere qualcuno festeggiare qua. E io sono orgoglioso di questo gruppo, durante l'anno ci sono stati un sacco di problemi, però siamo in finale gara 3 e quindi la stagione è sicuramente positiva in questo momento. Adesso può succedere di tutto e speriamo di non perdere l'ennesima gara 3 personalmente, però tenteremo di tutto, faremo di tutto per poter vincere. Non ti chiedo com'è stata la stagione, perché un po' me ne hai già parlato, non entriamo nello specifico anche perché c'è ancora una gara 3 da giocare. Ti chiedo invece un dettaglio tattico: il Breg ha provato a cambiare la partita quando è andata sotto di 14 punti passando a zona. Siete riusciti ad attaccarla molto bene, ma tirando purtroppo con cattive percentuali, perché erano tutti tiri aperti e dobbiamo dirlo. Pensi che a casa loro, a Sandorligo, in un campo ancora più piccolo, questa possa essere un fattore? Sì, è un fattore, è stato un fattore anche la partita d'andata. Però ti dirò di più, noi la partita d'andata abbiamo attaccato meglio quella zona, quella 2-3 che fanno, l'abbiamo attaccata meglio di stasera. Cioè stasera non l'abbiamo attaccata male, come dici te, abbiamo fatto un sacco di tiri coi piedi per terra aperti, sbagliando. E lì ovviamente il campo è più piccolo, quindi dagli angoli è difficile tirare, oppure ti concedono quel tiro all'angolo che non è così facile. E dobbiamo però muovere molto di più la palla, questo è poco ma sicuro. Se noi trotterelliamo in campo, loro ci battono sicuramente. Allora Davide, ti faccio l'in bocca al lupo per la partita di sabato. Sì. E insomma, davvero, che succeda quello che deve succedere. Crepi il lupo, grazie a voi che siete ormai una cosa consolidata, sempre di riferimento. Ultima cosa, permettimi, questa cosa, oltre a essere dedicata al minuto di raccoglimento a Michael Williams, che okay, che ho conosciuto bene, e a Karim, suo figlio, che ho giocato insieme, è dedicata a Chico, che è il nostro grande dirigente che è scomparso all'inizio anno. Questa è dedicata questa finale è assolutamente dedicata a lui, perché stasera si sarebbe ubriacato fino alle 4 di mattina sicuramente, e magari ancora di più in caso di una vittoria sabato. Ma parliamone sabato, dai. Ciao Davide, grazie. Ciao a voi, ciao.